Quando si parla di moto rettilineo uniforme, si sta intendendo che la velocità è uniforme, ovvero la velocità è costante e quindi non cambia nel tempo. In ogni istante di tempo il nostro oggetto si sta muovendo sempre alla stessa velocità. Questo equivale a dire che non c'è accelerazione, perché l'accelerazione è una variazione della velocità, ma nel moto rettilineo uniforme questa non varia. La formula che ci descrive il moto rettilineo uniforme è la seguente. Quindi la velocità di un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme si può calcolare come il rapporto tra lo spazio che percorre e il tempo che ci impiega a percorrere quello spazio. La legge oraria, invece, è la legge che ci spiega come calcolare lo spazio in funzione del tempo, ci dice che la distanza percorsa S è uguale a una distanza percorsa iniziale, se ce l'aveva, solitamente è zero nei problemi questa quantità, più il prodotto tra la velocità e il tempo per cui ha viaggiato. Questo è un grafico che rappresenta il moto rettilineo uniforme. Sull'asse delle Y abbiamo messo la S, quindi lo spazio percorso, e sull'asse delle X c'è il tempo. Come vedete, questo grafico è una retta. È una retta e se guardate il secondo quadrato azzurro che vi ho mostrato, noterete che se mettete come y la s e come x la t, questa è proprio una retta mx più q, che ha come m la velocità, quindi la pendenza di questa retta è la velocità, e la q di questa retta è proprio s0. Se invece facciamo un grafico in cui mettiamo nell'asse delle x sempre il tempo e nell'asse delle y la velocità, allora, siccome la nostra velocità deve essere costante, questo grafico è una retta orizzontale, proprio perché la nostra velocità vale sempre lo stesso valore. L'area sotto il grafico, come potete vedere col rettangolo colorato, è lo spazio percorso. Quindi, se vogliamo calcolare lo spazio percorso, dovremmo fare l'area del rettangolo, che sarà la base per l'altezza. E infatti la base è proprio t e l'altezza è v. Quindi v per t ci dice lo spazio percorso dall'oggetto. Ok, ora guardiamo il moto uniformemente accelerato. Cosa ci dice? Ci dice che l'accelerazione è costante in questo caso. L'accelerazione è data da v su t. L'accelerazione ci dice infatti quanto sta cambiando la velocità durante il percorso. Se il moto è uniformemente accelerato, questa variazione di velocità è costante. Quindi abbiamo che A deve essere costante lungo tutto il moto. Abbiamo anche qua la legge oraria del moto uniformemente accelerato, che sarà più complicata del moto rettilineo uniforme. Infatti abbiamo lo spazio sarà uguale a v0 per t se il corpo aveva una sua velocità iniziale. Quindi v0 per t vi dà, come unità di misura, vi dà uno spazio, più poi abbiamo un mezzo a per t alla seconda, quindi dove a è sempre l'accelerazione che rimane costante e t è appunto il tempo, più lo spostamento iniziale che abbiamo visto come nel moto rettilineo uniforme. Di solito negli esercizi è posto a zero. Come potete vedere, per ricordarvi bene le formule, notate che questa formula è esattamente quella del moto rettilineo uniforme, ma c'è in più il pezzettino un mezzo di quadro. Esatto, cioè l'accelerazione che prima non c'era. Come vedete, questo qua, il grafico, è molto simile al moto rettilineo uniforme, però dovete stare attenti che sull'asse delle Y non c'è lo spazio questa volta, ma c'è la velocità. Quindi c'è una retta, come vedete la velocità nel tempo aumenta, quindi sta cambiando. In questo caso l'accelerazione sarà positiva. Quindi è una velocità in funzione del tempo e questo vi dà l'accelerazione. Quindi c'è la velocità che sta crescendo. Se volete trovare la B senza la T, quindi in alcuni problemi ci saranno degli esercizi in cui dovete trovare la velocità, ad esempio finale o iniziale, o il tempo di frenata, ad esempio, lo spazio di frenata, ad esempio, senza il tempo. Questa qua è una formula abbastanza utile, quindi avete che la velocità finale elevata alla seconda sarà uguale alla velocità iniziale alla seconda più 2 volte l'accelerazione per lo spazio percorso. Quindi questo qua è una formula che si usa senza sapere il tempo in un problema. Quindi se in un problema non ce l'avete, vi può far venire in mente che potete usare questa formula qua.